sei qui, tu sei qui, tu sei qui, Gesù, tu sei qui. Ben ritrovati carissimi. Ecco, a causa della rapida evoluzione relativa al coronavirus, come sapete, ecco, non si può partecipare alla messa in modo massiccio, non si può quindi ricevere nemmeno la comunione. Se uno non può andare per partecipare alla messa, non può ricevere nemmeno la comunione. E tante persone mi hanno telefonato esprimendo la loro sofferenza per non poter ricevere l'Eucaristia, Gesù nell'Eucaristia. Ma allora, carissimi, la Chiesa, che è madre e maestra, ha pensato a tutti e a tutto. Quando ha incoraggiato, attraverso l'esempio dei santi, ha incoraggiato il pio esercizio della comunione spirituale. Cioè, quando per motivi validi non si può ricevere la comunione sacramentalmente, perché uno non può recarsi in chiesa, come in questo periodo, e allora si può fare la comunione spirituale, ricevere cioè Gesù spiritualmente nel proprio cuore. La comunione spirituale la possono ricevere tutti, anche quelli che vivono in situazioni irregolari con le norme della Chiesa, anche chi è in peccato grave. Certo, una cosa è fare la comunione spirituale in grazia di Dio, c'è questa fusione tra l'anima e Dio. Altro è farla in situazione di peccato. Gli effetti sono diversi. Tuttavia, questo pio esercizio è concesso a tutti. Tutti lo possono fare. Abbiamo, carissimi, su questo punto, sulla comunione spirituale, tanti bellissimi esempi dei santi. Per esempio, quanto sia preziosa la comunione spirituale, lo disse Gesù stesso, pensate, in una visione a Santa Caterina da Siena. Infatti Santa Caterina temeva che la comunione spirituale non avesse nessun valore rispetto alla comunione sacramentale. E allora Gesù le appare in una visione con due calici in mano e le disse: in questo calice d'oro metto le tue comunioni sacramentali, in questo calice d'argento metto le tue comunioni spirituali. Questi due calici mi sono tanto graditi. Ripeto la frase perché è importante. Questi due calici mi sono tanto graditi. Quindi la comunione sacramentale, ma anche la comunione spirituale. La vita di San Francesco di Sales fu tutta una catena di comunioni spirituali. Pensate che era suo proposito fare una comunione spirituale almeno ogni quarto d'ora. Sì, perché la comunione spirituale si può ripetere quante volte si vuole nell'arco della giornata e anche della notte. Lo stesso proposito aveva fatto San Massimiliano Maria Kolbe fin da giovane. Ancora, altro esempio, San Rocco da Montpellier passò 5 anni carcerato perché ritenuto un pericoloso vagabondo. Nel
carcere, stava sempre con gli occhi fissi al finestrino e pregava. Il carceriere, incuriosito, un giorno gli chiese: «Ma che guardi?» Il santo gli rispose: «Guardo il campanile della parrocchia». Infatti era il richiamo di una chiesa, di un tabernacolo, quindi di Gesù eucaristico, suo indivisibile amore. Ancora, sentite a quale potenza ha il grande desiderio di ricevere Gesù, quando un'anima ha questo desiderio. Santa Margherita Maria alla Coque, Gesù, a lei Gesù disse: «Il tuo desiderio di ricevermi ha toccato così dolcemente il mio cuore che se non avessi istituito questo sacramento lo avrei fatto in questo momento per unirmi a te», che lei lo desiderava ardentemente. E ancora, San Leonardo da Porto Maurizio dà questa certezza ai suoi figli spirituali: «Se voi praticate parecchie volte al giorno il santo esercizio della comunione spirituale, vi do un mese di tempo per vedere il vostro cuore tutto cambiato». Appena un mese, perché il vostro cuore sia tutto cambiato. Vedete che la comunione spirituale porta i suoi frutti, non è fantasia dell'uomo. Ci sono stati santi che, essendo impediti per diverse ragioni, non potevano ricevere l'Eucarestia, ma lo desideravano ardentemente. E allora, nelle loro estasi, hanno avuto la visione del loro angelo custode che gli portava l'Eucarestia, gli portava la comunione. Vedete che bellezza, il desiderio. Del resto, guardate, se tu ricevi la comunione sacramentalmente, ma con un desiderio spento, senza nessun desiderio di Gesù, insomma, capite? Del resto, ci sono stati anche, nella storia si legge, pastorelle di Fatima, che nella terza apparizione, e qui vi leggo testualmente quello che fece l'angelo a Fatima, molto bello, è molto più lunga anche la preghiera che ha insegnato, e vi invito a leggerla perché io non la riporto qui per motivi, per esigenze di tempo. Dice così: «In seguito l'angelo si alza, prende l'ostia e la dà a Lucia, mentre a Giacinta e Francesco fa bere il contenuto del calice. Facendo questo, dice: ricevete il corpo e bevete il sangue di Gesù Cristo, che tanto orribilmente è offeso da ingrati uomini. Espiate i loro peccati, consolate il vostro Dio». Ecco, carissimi, ho fatto un po' pochi esempi, ma ce ne sono tantissimi dei santi che facevano continuamente la comunione spirituale, che ricevevano dei doni. Tra l'altro, quando fai la comunione spirituale, poi la puoi offrire anche per un tuo parente, un tuo amico, un tuo familiare, un tuo conoscente, perché vuoi, così come fai con la comunione sacramentale. Allora, carissimi, approfittiamo anche noi di questo grande dono che Dio ci ha dato attraverso la Santa Madre Chiesa. Ecco, specialmente in questi momenti di prova, di difficoltà, riscopriamo questo primo esercizio. Ecco, mediante la comunione spirituale, noi ci sentiamo vicini a Gesù, uniti a Gesù, proprio in questo periodo di Quaresima. Ecco, questo santo esercizio
può riempirci le giornate di amore, può farci vivere con Gesù in un abbraccio d'amore che continua nel tempo. E allora andiamo al centro della situazione. Come fare la comunione spirituale? C'è una forma breve che consiste preghiera iniziale, il raccoglimento e la preghiera finale. Ma oggi vi propongo una forma più lunga, più completa. Poi ognuno di voi sceglierà la forma che vuole, anche secondo il tempo che ha a disposizione. Ma questa che vi propongo certamente è la più completa. E allora, seguitemi bene, mettetevi in un angolo, nel vostro angolo di preghiera. Penso che nelle vostre case abbiate il vostro angolino di preghiera, e se no fatelo adesso, come vi è possibile. Comunque è bene avere un angolino di preghiera. Ecco, mettete, se avete un'icona, un'immagine della Madonna, un crocifisso, quello che voi avete nelle vostre case. E se avete a disposizione, accendete anche una candela o un lumino. Ricordate che la luce simboleggia sempre la presenza di Dio. Ecco, quando si celebra la messa, si accendono le candele, cioè indica quindi la presenza speciale di Dio. E qui vi chiedo adesso un breve momento di raccoglimento per fare un breve esame di coscienza. Cioè, noi dobbiamo interpellare la nostra coscienza, cioè dire: ecco, in che cosa non ho obbedito a Dio e nei confronti dei fratelli, come mi sono comportato. Allora fate un breve esame di coscienza. Ora chiediamo perdono a Dio dei propri peccati e facciamo il proposito di non commetterli più. Ovviamente poi, appena possibile, bisogna ricorrere alla confessione del proprio sacerdote e quindi confessare, fare la confessione sacramentale. Intanto chiediamo perdono dei nostri peccati con l'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdona. Fatto l'atto di dolore, chiesto perdono a Dio, e allora si può leggere un passo della scrittura. Sarebbe bene leggere il Vangelo del giorno, ma se non avete il Vangelo del giorno, e che io vi propongo questo che noi facciamo quando portiamo delle letture che facciamo quando portiamo la comunione agli ammalati. Ed è tratta dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetti 48-56. Dice Gesù: io sono il pane della vita. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. E disse ancora Gesù:
in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Adesso facciamo un breve silenzio per interiorizzare questa bellissima, la parola di Dio, che la parola di Dio è tutta bella e importante. Io sono il pane vivo, vivo, disceso dal cielo, quello che opera, quello che agisce. E dopo aver ascoltato la parola, recitiamo il credo apostolico. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ed ecco adesso facciamo la preghiera prima di ricevere Gesù. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Ora non posso riceverti sacramentalmente. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già unito a me, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi separi mai da te, mio Signore e mio Dio. E allora, come vi dicevo, che ci sono stati santi in cui proprio l'angelo custode vi ha portato la comunione. Allora chiudete gli occhi se volete e immaginate il vostro angelo custode che vi porti la comunione, come ha fatto l'angelo con i tre fanciulli di Fatima. Gli angeli sono ministri di Dio. Immaginate allora il vostro angelo custode come un ragazzo bellissimo, pieno di luce, e che mentre si avvicina a voi vi avvolge con la sua luce, e il suo volto è sereno e vi trasmette tanta serenità e tanta pace. Porta con sé il preziosissimo corpo di Gesù e voi lo ricevete con ardente desiderio, tanto da sentire sul palato il sapore dell'ostia. Ecco, visualizzate questa scena con gli occhi chiusi, perché così non vi distraete. Ecco l'angelo che viene, che vi porta all'Eucaristia, questa luce immensa di Dio, che voi accogliete l'Eucaristia, il corpo santissimo di Gesù. Ed è proprio questo, nel ricevere il corpo santissimo di Gesù, che sentite l'abbraccio di Gesù. Ecco, io mi fermo qui, questo abbraccio di Gesù, e
proprio perché ciascuno di voi possa dialogare con Lui, con Gesù, possa dialogare con il Signore, così come fate quando fate la comunione sacramentalmente. Ecco, è ricevuto Gesù spiritualmente. Concludiamo con la preghiera finale. Grazie Gesù per questa comunione spirituale, grazie per questo abbraccio, grazie per questa unione mistica. Non permettere che io mi separi da te, aiutami a rimanere in te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Ecco carissimi, grazie per aver seguito questo video. Se ritenete opportuno, se avete dei dubbi, delle difficoltà, ecco, scrivetemi sul canale stesso che io poi vi rispondo nei limiti del possibile. Ecco, e chi, se lo ritenete opportuno, iscrivetevi al mio canale, ecco, così vi arriveranno sempre le notifiche di altre pubblicazioni. Grazie carissimi e che Dio vi benedica. Amen. Tu sei qui, tu sei qui, Gesù, tu sei qui. Tu sei qui.